tu pensi che le partecipazioni non siano tanto importanti, perché tanto con grande probabilità andranno a finire nella spazzatura e quindi non vale la pena investirci né tempo né soldi? Non sono d'accordo con te. Ti spiego perché dopo la sigla. Ciao, sono Roberta Patanè, benvenuto a Matrimoni con l'accento, il vlog che ho creato per tutte le coppie che desiderano organizzare un matrimonio con quel qualcosa in più. E quel qualcosa in più è proprio il punto focale di questo video. Oggi parliamo di partecipazioni. Molte persone pensano che le partecipazioni non siano importanti, come ho detto in apertura, perché tanto bene o male finiscono nella spazzatura, gli invitati si fissano la data e il luogo sul cellulare ormai. Ma ne siete proprio sicuri? Io penso che la partecipazione sia un'incredibile opportunità di dare carattere al vostro matrimonio, di presentarvi, è come un biglietto da visita, è la prima cosa tangibile che i vostri invitati avranno in mano e che gli parlerà del vostro matrimonio. Con la partecipazione voi potete comunicare colori, potete comunicare stile, potete metterci voi stessi, potete dare identità al vostro matrimonio. Poi oggi le partecipazioni non sono più partecipazioni e basta. E poi quando dico partecipazione intendo partecipazione e invito, ma di questo parleremo in un altro video. Dicevo, le partecipazioni non sono più solo partecipazioni, oggi fanno parte di un insieme che viene denominato wedding suite o stationery per chi lo chiama all'inglese. Io li chiamo coordinati cartacei, ovvero tutto ciò che di cartaceo andrà a rappresentare qualcosa al vostro matrimonio. Possono essere le copertine dei libretti cerimonia, possono essere i menu, il tableau de mariage, i bigliettini di ringraziamento, i bigliettini delle bomboniere, tutto ciò che è di carta può avere un filo conduttore, uno stile che darà tantissimo carattere al matrimonio. E quindi perché perdere questa opportunità? Facciamole bene! Io consiglio sempre ai miei sposi di mantenere una parte del budget che va dal 3 al 10% per questa wedding suite. Perché poi il giorno del matrimonio avrai il contatto con il menù e la partecipazione ne è l'antenata e quindi anche lei deve essere della stessa qualità. Potete scegliere tanti stili, tante forme diverse. Oggi la grafica di un matrimonio può essere appunto grafica, stampata poi in tipografia, ma può essere anche scritta a mano, non necessariamente con uno stile antico. Ci sono delle scritture fatte a mano molto moderne, molto attuali, molto belle. Oppure possono essere create a mano, proprio nel senso di costruite. Io lavoro e stimo molto delle professioniste e quindi ti voglio agevolare mettendo il link delle loro attività in descrizione. Così se vorrai vedere i loro lavori e farti ispirare, ne sarò molto contenta. A prescindere dallo stile che vi ispirerà, è importante che le partecipazioni abbiano 5 elementi fondamentali e ora te li voglio raccontare. Il primo, come dicevo, è la personalizzazione, perché non devi perdere l'occasione di dare carattere alle tue partecipazioni. Se vai in un negozio e ti piace la partecipazione con gli sposini che vanno in Vespa, dopo 5 minuti entra una tua amica e gli piace la stessa partecipazione. Capisci che non è un matrimonio con l'accento, è un matrimonio come un altro. Invece individuate un logo che possono essere le vostre iniziali, la scelta di un font, dei colori, personalizzate, date carattere in modo che la partecipazione parli di voi. A proposito di colori, ovviamente dovrete usare i colori della palette che avete scelto, però attenzione, non fate le partecipazioni troppo arlecchino, quindi se la palette è fatta ad esempio di 5 colori, per le partecipazioni selezionatele al massimo 2. Proprio ad esagerare, abbinatele a un carattere di scrittura grigio, però non troppi colori perché poi diventa un po' arlecchino. 3. La scelta del font è importantissima. Il font dà carattere, può rendere la partecipazione briosa, la può rendere più elegante, più sofisticata, più formale. Io amo tantissimo i font, è proprio un argomento che mi piace tanto. Infatti, ti metto in descrizione il link della mia bacheca Pinterest dove ho raccolto tantissimi font gratuiti che potrai scegliere per le tue partecipazioni. Anche in questo caso, però, attenzione, abbinane al massimo 2, perché mettere troppi font in partecipazione crea confusione. Quarto elemento fondamentale delle partecipazioni. Ci devono essere le informazioni che gli invitati cercano, quindi chi, dove e quando. Chi si sposa, dove lo farà, a che ora.
Sono informazioni che devono essere immediatamente leggibili. Gli invitati non se le devono andare a cercare a destra e a sinistra, quindi mettetele bene in evidenza. E qui arriviamo al quinto punto, che è la chiarezza. Se cercate su internet ispirazioni troverete di tutto di più per le partecipazioni, grafiche che si incrociano. È un biglietto che viene inviato ai propri invitati per dare delle informazioni, quindi la chiarezza delle informazioni è la cosa principale. Poi andiamo a personalizzarle, andiamo a renderle più belle, però devono essere immediate e chiare per chi le riceve. Se quando hai completato la tua partecipazione c'è qualcosa che non ti convince, vedi un po' di confusione, probabilmente ci hai messo dentro troppe cose. E qui arriviamo al mio detto per eccellenza: nel dubbio togli. Evidentemente ci hai messo troppe cose. Togli qualcosa e lascia l'essenziale. E anche per oggi è tutto, spero di averti fatto venire voglia di fare delle bellissime partecipazioni, perché è importante. Se vuoi continuare a seguirmi, oltre che su YouTube, puoi farlo su tutti gli altri miei canali social, li trovi in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!